Un abbraccio capace di rassicurare e incoraggiare. Il tappeto rosso che ha condotto Papa Francesco alla Casa de Nariño per l'incontro con le autorità colombiane è stato costellato da commoventi frammenti di vita, uomini e donne, soprattutto bambini, che hanno lasciato un indugio riguardo al protocollo per abbracciare l'uomo vestito di bianco e in quella stretta trovare la forza per fare il primo passo e non solo. La vicinanza palpabile del pontefice ha trovato la sua espressione anche nelle parole pronunciate dopo l'intervento del presidente Juan Manuel Santos Calderón. Anzitutto parole di gioia e stima per questa terra di straordinaria ricchezza, un'esuberanza declinata in ambito naturalistico, culturale e soprattutto umano. Una nazione capace di vedere l'utopia della vita riflessa negli occhi di ogni individuo che si è ostinata negli ultimi anni a trovare soluzioni per porre fine alla violenza armata e perseguire vie di riconciliazione, facendo così crescere la speranza nella convinzione che la ricerca della pace è un lavoro sempre aperto, un compito che non dà tregua e che esige l'impegno di tutti. Nello sforzo di ricostruire l'unità della nazione, il pontefice ha poi messo l'accento sul rifiutare ogni tentazione di vendetta e ricerca di interessi solo particolari a breve termine, così come pure sull'importanza di volgere lo sguardo agli ultimi, scrivendo leggi che non nascono dall'esigenza pragmatica di ordinare la società, bensì dal desiderio di risolvere le cause strutturali della povertà che generano esclusione e violenza. L'ingiustizia, infatti, è la radice dei mali sociali. La solitudine di stare sempre gli uni contro gli altri si conta ormai a decenni e sa di cent'anni, ha concluso Papa Bergoglio. Non vogliamo che qualsiasi tipo di violenza restringa o annulli ancora una volta la vita. Questo viaggio vuole essere un incitamento per voi, un contributo che spiani un po' il cammino verso la riconciliazione e la pace.